Bentornati ormai al consueto appuntamento di approfondimento delle notizie del TG di Arte Rivista. Qui con me, ormai lo conoscete tutti, c'è Cristian Marinotti, benvenuto Cristian, Buonasera a tutti. critico dell'arte e professore di storia dell'arte alla Facoltà di Architettura presso il Politecnico di Milano. Oggi con Cristian approfondiremo alcune delle notizie che avete sentito poco fa al nostro telegiornale dell'arte. E in particolare partirei con una mostra di un grande artista. Che è in corso a Firenze, tra l'altro contemporaneamente in tre luoghi di grande valore artistico e culturale. Stiamo parlando di Jan Fabre, che sta esponendo contemporaneamente in Piazza della Signoria, a Palazzo Vecchio e a Forte di Belvedere. Sono esposte quindi a Firenze un centinaio di opere realizzate da Fabre tra il 1978 e il 2016. Ci vuoi parlare di questa esposizione, Cristian? Molto volentieri. Si tratta di un'esposizione gigantesca, di dimensioni veramente notevoli, di un artista tra i più complessi di questa contemporaneità. La mostra, come dicevi tu, Francesca, si snoda tra Palazzo Belvedere e Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, dove sull'arengario di Palazzo Vecchio svetta questa bellissima statua dell'uomo che misura le nuvole, statua che fra l'altro entra in dialogo niente meno che con il Davide di Michelangelo e la Giuditta di Donatello. La testimonianza del fatto che ove c'è senso, ove la qualità è evidente, questa può dialogare con qualsiasi altra opera di qualsiasi tempo, il moderno, col contemporaneo, con l'antico, col rinascimentale, non c'è limite al linguaggio, al colloquio, al dialogo tra senso e non ci si deve porre, come dire, questa ansia un po' da arredatori Sì, dell'abbinamento. Se si c'è inserisce bene valore, nel qualsiasi contesto. cosa può funzionare perfettamente assieme. Certo. Ma il corpus della mostra è al Forte Belvedere, dove ci sono, come hai detto tu, 60 opere tra bronzi, cere, filmati. A dimostrazione della estrema complessità di quest'artista, ricordiamolo bene, belga, di origine fiamminga, ma ha credo 58 anni, giù di lì, assomiglia un po' nell'aspetto al giovane Jean Gabin, ed è forse tra gli artisti oggi più multiformi, più poliedrici. Spazia dalla scultura alla drammaturgia, dall'installazione alla performance, dal disegno alla rappresentazione teatrale. Le rappresentazioni teatrali sono fra l'altro piuttosto note, se non altro per il fatto di essere infinite nella loro durata, dalle 4 alle 8 ore. Tutti ricorderete quella dell'anno scorso, che salì sulla ribalta delle cronache italiane e mondiali, perché durò addirittura 24 ore filate. Hanno presentato anche la Biennale di Venezia, un altro video di 5 ore, quindi comunque Sì, 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 diciamo delle sì, performance sì. molto imponenti. Quindi siamo di fronte a un artista difficilmente liquidabile in quattro parole. Ciò nonostante, è un artista che nella complessità vi è sempre facile, o perlomeno possibile, individuare il senso, il significato. Non è strampalato, non è pretenzioso o pretestuoso, è quanto mai di qualità. Nella fattispecie, sul Forte Belvedere, ha installato due schiere foltissime di guerrieri, di soldati, a difesa del forte, ma metaforicamente a difesa dell'umanità intera. Questi soldati li ha chiamati i guardiani dello spirito e hanno una duplice funzione. Da un lato, i guardiani dello spirito devono difenderci e difendere il luogo dal male, respingere il male. E lo vediamo. Vediamo per esempio una schiera di scarabei gigantesca. E questi scarabei di bronzo lucidissimo, sembrano quasi dei piccoli mostri, oppure le teste, come
con, sono sue rappresentazioni di se stesso, sono suoi effigie, ma sono delle teste gigantesche, sempre in bronzo lucidissimo, con delle corna sulla fronte o sul cranio, quasi a creare quella sorta di bestiari medievali che difendevano, abbellivano, ma in verità difendevano le cattedrali, le vedevate e si vedono tuttora sulle facciate, avevano un ruolo totemico, esorcistico, e così appunto questa schiera di teste e di scarabei. E poi un'altra schiera di soldati, questa volta in qualche modo più riconoscibili, con dei guerrieri, e sono una serie di statue che rappresentano sempre Jan Fabre nell'aspetto, nella foggia, nella corporatura, a dimensione naturale, e queste servono non tanto per una difesa bellicosa, ma in realtà per mettere in contatto armonioso l'uomo e il mondo. Non c'è niente che renda più pace e miglior difesa dall'altro, dal diverso, che entrare in dialogo con esso. La relazione sconfigge qualsiasi possibilità di aggressione. Certo, non è sempre semplice, non è la cosa più facile del mondo, ma mettersi in relazione è, come dire, scongiura qualsiasi ostilità. E in questo caso la relazione è verso il creato. Un creato che noi stiamo un po' anche dissipando, rovinando, depredando, e verso il quale Jan Fabre vuole una sorta di pacificazione. E faccio questo gesto con le braccia alzate perché c'è una bellissima statua che è l'uomo che dirige le stelle, come un direttore d'orchestra di fronte al cielo, poi c'è l'uomo che ride, poi ce ne sono mille altre. Insomma, questa folta schiera di soldati dello spirito servono proprio a mettere in contatto i nostri aneliti più profondi con l'immensità del cielo sopra di noi, con l'immensità del mistero sopra di noi, che ci rende fragili, che ci rende dubbiosi. Certo, e lui era anche appassionato, tu parlavi prima di scarabei, lui era appassionato di entomologia, no? Il ramo di zoologia che si occupa, che sì. si occupa dello studio degli insetti. Ma qual è il significato dello scarabeo? Allora, lo scarabeo per lui assume il significato che ha assunto da sempre, soprattutto nelle civiltà protostoriche, penso agli antichi egizi, per i quali lo scarabeo era simbolo di continuità. Gli insetti sono gli esseri viventi immutabili nei millenni, nei milioni di anni nei quali hanno popolato la Terra, sono identici a se stessi, certo. Ma nello stesso tempo sono simbolo del cambiamento, dell'evoluzione, perché molti di essi hanno questa proprietà di metamorfosi e quindi rappresentano in modo quanto mai puntuale alcuni valori centrali dell'umanità. Di conservazione, di continuità, ma di evoluzione e progresso. Sembra una dicotomia, ma è il motore, certo. In verità, dell'umanità. Il cambiamento nel rispetto di ciò che si è fatto. Certo, anche perché ce l'immaginiamo sempre in continuo movimento, quindi ben rappresenta questo stato. E queste corazze così lucenti, in generale le sue sculture, perché sono così lucenti? Sì, è vero, una sua prerogativa, in particolare in questa mostra, ha dato ai bronzi una patina specchiante, riflettente, e questo in qualche modo ad accentuare il fatto che queste sculture, queste opere sono un tramite tra noi e il mondo, un mondo che si riflette dentro queste opere, quindi ad accentuare ancora di più il loro scopo. Certo, e giustamente tu dicevi prima che è un artista che ha origini belga perché è nato ad Anversa, ma è vero che ha anche delle ascendenze diciamo alla pittura fiamminga? Beh, è innegabile che quel mondo, quell'arte di quel Rinascimento lo abbia profondamente colpito. Penso su tutti a quello stralunato, giocoso e in parte anche orrorifico pittore che era Hieronymus Bosch. Innegabile questa ispirazione, sebbene poi Fabre abbia preso strade in verità molto diverse. Ma è quello che è bello di un artista è comunque ricostruire anche la sua origine, il suo percorso, da dove è venuto, che passi ha fatto. Certo. Attenzione, diffidate dalle ispirazioni,
che vengono quando vengono, così vengono, se ne vanno. L'artista è un ricercatore, l'arte è un lavoro silenzioso, faticosissimo di ricerca, e Fabio è un grande ricercatore. È vero, sono d'accordo con te. Ma passerei adesso a un'altra notizia, appunto, del nostro telegiornale, che riguardava l'asta di Finarte di Milano, in cui è stato battuto un Tanofesta del 67 che era stato stimato tra i 4 e i 6 mila euro ed invece è stato poi battuto a 70 mila euro. Quindi, insomma, stavamo un po' riflettendo sul dilemma per cui l'Italia continui a sottovalutare un po' i suoi artisti, perché poi abbiamo parlato anche di altri esempi, di altre aste con opere sempre di Tanofesta, ma anche di Schifano, che avevano una certa stima e poi questa stima è stata in asta decuplicata addirittura. Ma io devo dire, non sono d'accordo con questa asserzione. L'Italia ha artisti apprezzatissimi, parliamo naturalmente di ciò che è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi la seconda parte del Novecento, perché su tutto ciò che è venuto prima nessuno ha dei dubbi che i nostri artisti siano conclamatissimi ovunque, ma anche quelli venuti dopo la Seconda Guerra Mondiale, in qualsiasi decennio essi abbiano lavorato, dagli anni 60, 70, 80, sono quotatissimi in tutte le aste di tutto il mondo. Negli anni 60, Fontana, Burri, Manzoni, quote milionarie, sono molto più appetibili loro che qualsiasi bond o strumento finanziario esistente al momento. Negli anni 70 l'arte povera, da Cunellis a Merz, a Boetti, a Pino Pascali, sono state fatte delle manovre anche commerciali formidabili, case d'aste in primis, hanno pompato da morire finanziariamente questi artisti che ormai sono straquotati, ma valgono anche, per carità di Dio, nel senso c'è valore vero artistico, ma hanno anche delle quote di mercato impressionanti. Schifano e i cosiddetti pop romani hanno sempre avuto, Schifano in particolare, un mercato eccellente, tanto che addirittura è pieno di falsi, tanto è richiesto. No, qui il problema è un altro, semmai, cerco di essere sintetico, non è che l'arte italiana non sia apprezzata in Italia e all'estero. Il problema è che in Italia si compra poco, ma si compra poco per il fatto che non ci sono soldi, insomma questa crisi c'è, dicono che stia andando via, ma io la vedo ancora in verità, e comunque chi ha dei soldi non è tanto, insomma la grande quantità di persone non spendono ancora in arte o non hanno ripreso a spendere in arte, quindi manca il denaro in Italia. E quindi gli italiani non comprano, né gli italiani né gli stranieri, la gran parte. Poi se vogliamo parlare di quei 5-10 collezionisti che prendono l'aereo, magari personale, per andare a New York e comprare i quadri, ma quello non fa testo, posto che siano 60 milioni. Allora, tutti gli altri 59,999, eccetera, comprano poco, perché non ci sono soldi. Due, un difetto del mercato italiano è di essere terribilmente conformista, cioè gli italiani sono conformisti, esterofili e conformisti, già l'esterofilia è una testimonianza di conformismo, se qualcuno fa qualcosa al di fuori la facciamo anche noi. E quindi comperiamo tutto ciò che va per la maggiore, e quindi magari trascuriamo Tanofesta, Franco Angeli o altri di quel giro, per preferire Schifano o altri ancora. Quindi secondo me la nostra arte è in prima fila ancora, abbiamo visto le aste, Catelan con la quotazione milionaria, persino la giovane Paola Pivi, cioè voglio dire, non è vero. E che in Italia si compra poco, ma si compra poco in assoluto, sì. Mancano i soldi. E quando si compra con un certo conformismo, ma noi siamo conformisti tutti noi, tutti amiamo le griffe, le mode, le macchine di un certo tipo. All'estero sono molto più aperti e noi siamo un po' provinciali, siamo un po' la provincia dell'impero, ahimè, e altrove che dettano le regole della moda e le tendenze. Certo, forse per questo conformismo che vengono premiate magari opere d'arte più contemporanee, più anche appariscenti, provocatorie. Parlavi prima della scultura di Cattelan che aveva fatto un record d'asta, e magari opere invece anche d'arte antica, proprio sottovalutate in questo momento, no? Dici che la radice del problema è comunque questo nostro... Assolutamente la moda, assolutamente la moda. Secondo te non possono entrare anche in campo in questo problema il fatto della competizione tutta italiana tra gallerie anche, che tendono a sottovalutare e a sminuire anche magari artisti che non trattano e trattano altre gallerie, e quindi in questo modo si vanno un po' al ribasso, ecco, si fanno queste guerre di prezzo. Sì, diciamo che, ma non so se sia una guerra al ribasso, diciamo che le gallerie italiane, ma che frequentano le fiere internazionali, si sono omologate nel gusto, quindi presentano quegli artisti che sanno che vanno per la maggiore.
Quelli che invece stanno in Italia non si preoccupano meno di questo, fanno artisti anche più giovani, meno affermati, che costano anche meno nel tentativo di attrarre un pubblico con poco denaro e magari di educarlo anche rispetto a certe novità un po' al di fuori degli schemi. Certo. Va bene, Cristina, sarei qui a disquisire con te, ma il nostro tempo per oggi è finito. Ti ringrazio. Peccato. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Arrivederci.